Ciao, sono Fabio Annicas, sono tutor didattico e docente di chitarra del Centro di Musica Moderna Live Music Academy a Sardana, in provincia di La Spezia. Come già ti avevo anticipato un po' di tempo fa, oggi voglio mostrarti una piccola seconda parte di un mini how-to sullo sweep picking, concentrato in particolar modo sulle impostazioni sia della mano sinistra che della mano destra. Visto anche che in molti di voi mi hanno chiesto proprio di realizzare un video su come tenere impostate entrambe le mani e come posizionarle sia sul manico che sull'altezza delle corde sul ponte, oggi in maniera molto veloce e concentrata ci concentreremo in particolar modo su questo aspetto dello sweep picking. Facciamo però un piccolo passo indietro, giusto perché così tu riesca a capire appieno anche il perché di alcuni tipi di tecniche, perché chiaramente secondo me non è sufficiente dirti ma secondo me si fa così, devi farlo in questo modo, ma è giusto che tu capisca anche il perché in maniera tale da approfondire il più possibile la conoscenza dello strumento e chiaramente della tecnica nello specifico che andiamo a vedere. Quindi parliamo un attimo di due tipi di penate, la penata alternata e la penata continua, oppure economy picking, come puoi trovare anche in rete se cerchi questo tipo di informazioni. Allora, se io ora vado al quinto tasto della chitarra e ti seguo una parte piccola della scala di Do maggiore, in penata alternata dovrò andare in maniera proprio alternata, così come dice proprio la parola in sé per sé, giù, su, giù, su, giù, su. Per questo video adesso, e per questo tipo di tecniche in particolare, utilizzerò questi fantastici plettri Plexiglas fatti a mano da Steve Tomasi di STPX, del quale sono molto felice di essere endorser, perché sono davvero eccezionali, soprattutto per l'esecuzione pulita di questo tipo di tecniche. Ma torniamo sul quinto tasto e quindi sulla scala maggiore di Do. Incomincerò dalla terza corda di Sol per finire alla prima. Quindi, se suono questa scala, in penata alternata sarà. Seguo la stessa scala però con la penata continua o economy picking, in sostanza qual è la differenza? Consiste nel fatto che se io scendo da una corda grossa, grave, a una più acuta, devo scendere in modo tale da avere lo stesso verso del plettro, per cui in questo caso inevitabilmente sarà in giù, mentre invece salendo utilizzerò la stessa plettrata che utilizzo per la prima corda e quindi sicuramente saranno tutte in su. In questo modo la scala di Do che abbiamo visto prima può essere eseguita in questo modo. Cosa è cambiato rispetto a prima? Che per ottimizzare la scala e creare appunto più fluidità, che è il motivo per cui si utilizza spesso o volentieri la penata continua, ho cominciato suonando il Do con la penata in su, in modo tale che Do in su, Re in giù, e per tornare poi, per proseguire la scala e andare al Mi, scendo già con la penata in giù, quindi Do su, in questo modo l'esecuzione rispetto alla precedente penata cambia particolarmente perché abbiamo l'impostazione di questa mano che scende attraversando le corde e il suono che ne esce fuori è rispetto alla penata alternata molto più fluido. Penata alternata. Economy. Adesso che abbiamo
parlato di questo tipo di pennate, abbiamo visto in maniera molto veloce come si fa, andiamo nello specifico a vedere le impostazioni sia della mano sinistra che della mano destra, prendendo ad esempio due arpeggi molto semplici, maggiori e minori, con tonica sulla sesta corda, tonica sulla quinta corda. Esempio, restando dove già ci trovavamo, quinto tasto, tonica sulla quinta corda, ho subito a disposizione posizioni nel caged di La maggiore o La minore. Senza starti a spiegare adesso in che cosa consiste il caged e quali sono le note di questi accordi, che se no usciremo completamente fuori tema, vediamo direttamente la posizione di La maggiore. Se io eseguissi questo tipo di arpeggio, modalità sweep picking, con la pennata alternata, non sarebbe proprio per quello che abbiamo detto prima sul picking. Per cui, come comincerò? Il La, il primo La con la pennata in su, in modo tale che sul Do diesis mi trovo con la pennata in giù e posso scendere a Mi con la pennata in giù, La pennata in giù, Do pennata in giù, Mi pennata in giù, La pennata in giù, Do diesis, pennata in su, giù ancora, per poi risalire con tutte le pennate in su. Stessa cosa succede se suono l'arpeggio di La minore in stessa modalità. Idem posso vederlo su un arpeggio sulla quinta, con la tonica sulla quinta corda, ad esempio Re minore, Re maggiore. Re maggiore. Questi due arpeggi posso anche seguirli, come vedremo più avanti, suonando una sola nota, suonando con il plettro, quindi pizzicando una sola nota per ogni corda, in maniera tale da eseguire con questa mano questo tipo di movimento. Come? Perché chiaramente capita di frequente anche su accordi in soprattutto a quattro voci di avere sicuramente più di una nota per corda. Questo è un arpeggio di Re minore settima. In questo modo cosa faccio? Lego, utilizzando Merone pull off, andate e ritorno, le varie note sulla medesima corda. Pizzico una volta sola, lego, cosa è importante per la buona esecuzione dello sweep picking? Assolutamente due fattori principali. Adesso cercherò di essere il più breve possibile in questo video, perché poi molto conterà l'esercizio e chiaramente avere un buon insegnante che controlli i tuoi progressi. Ma la cosa principale è, riprendendo l'arpeggio per esempio di Re maggiore, se lo eseguo qui al quinto tasto ho Fa diesis, tre note sullo stesso tasto. Allora, per eseguirlo con una corretta impostazione della mano destra, assolutamente la modalità di attraversare le corde e scendere giù è quella di tenere la mano in questo modo. Non troppo rigido, che chiaramente il plettro non puoi tenerlo morbido perché devi attraversare le corde, ma devi mantenere e cercare di ottenere il più possibile il sound di fluidità. Cioè, in più c'è un problema di fondo nell'esecuzione, ed è per quello che ho scelto appunto Re maggiore come tipo di esempio da mostrarti, perché queste due prime note, Re Fa diesis, ok, suoniamo il Re, lego con la Meron il Fa diesis, il problema è qui, perché quando scendo giù non devo sentire questo suono.
perché se no non è più un arpeggio in serie sweep picking ed è molto brutto anche da sentire, perché con suoni molto distorti ad alti volumi viene enfatizzato. E quindi come si fa per far sentire le singole note? Con la rotazione delle falangi e quindi delle dita della nostra mano sinistra. Cioè questo dito, che è quello che io poi utilizzo per suonare queste tre note sul settimo tasto, man mano che scende fa questo tipo di rotazione. Quindi, a volte, soprattutto in posizioni così molto scomode, può capitare che nonostante io cerco di ruotare il più possibile questo dito, non venga comunque pulitissimo. In questo caso intervieni con la mano destra, ed è per quello che ti servirà tanto allenamento per la corretta esecuzione di questo tipo di tecnica, perché se io ho una corretta impostazione con questa mano, scendo in maniera fluida, salgo in maniera altrettanto fluida, hai sentito che si sentono ancora delle note tra di loro, posso intervenire con una sorta di palm muting in maniera tale da fermare mentre scendo le corde che non mi servono più. Allenati soprattutto utilizzando, ad esempio, per incominciare, tutte le posizioni degli accordi maggiore, minore, eccetera, eccetera, seguendo ad esempio le posizioni del cadget lungo il manico della tastiera. Adesso io ti voglio far vedere un esempio, così vediamo anche altri tipi di accordi che non abbiamo visto nei precedenti esempi, tipo una progressione del tipo Mi minore, Do diesis diminuito, Re maggiore, Re diesis diminuito, perché sono sonorità abbastanza particolari che troverai di frequente anche in alcuni generi, tipo moltissimi anni fa uno dei primi chitarristi ad utilizzare questo tipo di tecniche su questo tipo di armonizzazioni era appunto Malmsteen. Però senza divagare oltre, se noi ci fermiamo a quello che abbiamo detto prima, posso eseguire ad esempio il Mi minore in questo modo, partendo con la pennata in su, il Re diesis diminuito, poi abbiamo il Re maggiore, l'abbiamo già visto, in più infine abbiamo il Re diesis diminuito. Quindi riepiloghiamo: Mi minore, Do diesis diminuito, Re maggiore, Re diesis diminuito, incomincio quindi con la pennata in giù per salire su e scendo con la pennata in giù. Thank you.
Ok, spero che ti possa essere stato di aiuto. Tanto esercizio, tanta tecnica, prova tutte le posizioni degli accordi che conosci, cominciando dalle classiche posizioni, cioè posizioni del gadget, e buon lavoro!